politica per Guardavalle. Grazie per la presenza, grazie a Toto per aver ricordato questo fatto, no? Non mi sento più di dire continuamente delle cose o di rispondere alle sciocchezze e alle falsità che vengono dette continuamente. E ringrazio anche, prima di tutto, il coordinatore, il dottore Montepaone, che durante questi mesi, col suo pragmatismo, il suo fare concreto, è stato una delle persone che ha dato tanto ed è riuscito, diciamo, insieme a tutti noi, a mettere insieme questa iniziativa civica che oggi noi presentiamo. Voglio accennato al fatto della piazza De André, siamo qua. Io per onestà intellettuale e per onestà politica devo precisare alcune cose. Quello che ha detto Toto Burri è vero, perché io in quella situazione mi sono trovato con una maggioranza in difficoltà, vi ricordate, Peppe, no? E quindi quando si trattava di fare la delibera di acquisizione di questa piazza, anche se l'opposizione si è opposta, a un certo punto poi ha deciso di votare dando la possibilità di concretizzare quest'opera. Quindi questa è la verità, anche perché è scritta in delibera. Vedete, se ne è parlato anche qualche anno fa, che è stata fatta un'iniziativa su De André, con il preside, mi ricordo, mi è stato detto, che io voglio dire stasera, che rispetto alla realizzazione di questa opera sono stati importanti a me in quel momento vicini e sono stati, direi, decisivi l'avvocato Mosca, Raffaele Garzariti e tante altre persone, ma quello che ha dato una grande disponibilità a capire l'importanza di questa piazza è stato anche il marchese Michele Bruno, che ha dato la disponibilità per realizzare il servizio della benzina dall'altra parte in modo da poter dare soluzione anche ai problemi di chi ci lavorava in questa piazza. Quindi per onestà politica. Ricordo che in questa iniziativa veniva detto e ringraziato il sindaco attuale della realizzazione, che era anche lui nella giunta, no? E mia nonna non veniva fatto, non che io me la prendo, o chissà che cosa me ne faccio, non ricordo, però si è guardato bene di precisare che in quel momento il sindaco ero io e che le vicende, io non voglio dilungarmi, ma sarebbe lungo da raccontare. Ebbene, tutto quel che finisce bene, quindi siamo qua tutti nella nostra piazza, chi più chi meno ha collaborato a farla, siamo riusciti ad ottenerla ed è una realtà. Quindi poi, al di là delle diatribe politiche e delle insufficienze, delle discussioni, delle precisazioni, ma sostanzialmente è un grande risultato. In questa breve campagna elettorale è mancato un vero confronto. È mancata una vera discussione, non è accennata pur prima, sui tanti problemi del nostro paese, di cosa si vuole fare per il centro storico, quale progetto, quale sviluppo, quale futuro deve avere nell'ambito di una
riprogettazione di tutto quello che il nostro territorio, che noi chiamiamo il governo del territorio, un unico punto del nostro programma. Cosa si vuole fare per l'infrazione per la montagna, acqua, fondo, servizi che ancora mancano, al di là di qualche lampione messo qualche giorno fa. Cosa si vuole fare per Guardavalle Marina, la fascia a mare? Noi abbiamo l'idea che vedrò alla fine i servizi, quale turismo, quale verde, quale rete urbana, illuminazione, sistemazione delle tante strade. Cosa vogliamo fare per gli anziani, per la famiglia, per i disabili? Quale speranza per i tanti giovani? Quale futuro per la nostra agricoltura e per le nostre piccole imprese e commercio? Tanti, quindi, come vedete, sarebbero stati problemi da dibattere, da discutere serenamente. Per la verità, sono state proposte delle discussioni, una da Costa Ionica Web e l'altra da Telegonio. Io ho dato la mia disponibilità perché non ho nessuna difficoltà a discutere, anche ad ammettere, a riconoscere errori e problemi che ho avuto durante la mia gestione amministrativa. Non si è potuto fare questo confronto perché il sindaco non è stato disponibile e, per la verità, riporto per onestà intellettuale, la Dana mi chiama e mi dice che a Telegonio ci sono stati problemi tecnici. E poi invece notiamo che a Telegonio, dove ci sono le amministrative, i sindaci si incontrano, parlano, dibattono, discutono, si scontrano, polemizzano e pongono quelli che sono i loro problemi. Quindi questa discussione non c'è stata, non certo per mancanza nostra. E invece, al contrario, devo constatare che la discussione, i vari interventi, hanno preso una via diversa, che poi nei fatti non porta a coinvolgere la cittadinanza e non fa chiarezza, soprattutto, sulla questione politica. Ho assistito ad attacchi costanti e sempre più crescenti nei miei confronti e nei confronti di alcuni componenti della nostra lista civica Civiltà Politica. Attacchi pieni di falsità e di cose non vere, di interpretazioni volutamente denigratorie e fuorvianti, tradimenti. Ma nella lista numero due, quelli che provengono e che non sono del PD, perché sono andati in soccorso a questa lista, probabilmente mi pare che dovrebbero essere anche loro dei traditori, ma io non mi permetto di chiamarli tali, io dico che hanno scelto di andare dall'altra parte, come io ho scelto politicamente di fare un'altra cosa. Inadeguatezza, inciuccio, accordi di potere. Di quale potere stiamo parlando? Quali sono i poteri qua in questo paese, in questo periferico territorio che dobbiamo dividere? Accordi di potere, delle frasi che mi ricordano quando io ero all'università a 19 anni, a 20 anni. È vero che ci siamo messi d'accordo e abbiamo diviso le responsabilità, abbiamo diviso l'impegno e quindi le responsabilità che abbiamo nell'andare a affrontare i problemi cocenti che ci sono sul tappeto oggi nel comune e nell'intero territorio. Questo sì, abbiamo diviso le responsabilità, quindi nessun accordo sotto banco, nessun inciuccio. Quindi abbiamo solo parlato chiaramente, abbiamo messo in campo una discussione serena, tranquilla, di grande onestà intellettuale, riconoscendo vecchi errori, limiti e problemi.
D'altra parte, si è parlato anche della malattia del dottore Tedesco. Io ringrazio il dottor Burri che ha precisato questa cosa, ma sono stanco continuamente di precisare queste stupidaggini e queste cretinate, che a tutti i costi vuole fare il sindaco. In un'intervista, tra l'altro, anche quella di oggi, insomma, probabilmente io assicuro chi si pone questo problema per evitare poi chissà che cosa, che mi recherò da qualche collega, da amici, chiederò anche consigli a mia moglie che è medico, quindi mi recherò da qualche parte per vedere se ho qualche problema, insomma, perché per loro questa è una malattia. D'altra parte, questo tamburellare di sicuro e certo c'è il commissariamento. Se dovessero vincere loro, state attenti che ci sarà il commissariamento. Ripetimenti costanti, citando perfino Cottarelli. Ma se avete delle spiegazioni politiche di sicurezza, di certezza e di informazione vera, perché non li spiegate apertamente ai cittadini invece di sparare queste stupidaggini? Coerenza, come se la coerenza sta solo da una parte e che quindi ognuno si caratterizza per alcuni termini. Vedete, dopo gli strani comizi del candidato a sindaco della lista numero 2, giovedì scorso è intervenuto in Piazza Immacolata il segretario del PD, Nicola Bartolo, l'ingegnere Nicola Bartolo, probabilmente in soccorso agli sprolochi. Per la verità, da quello che io poi ho ascoltato, non mi sembra che sia migliorato molto. Che ho voluto precisare che anche loro hanno fatto una lista civica aperta e che quindi che c'entra l'intervento di un segretario del partito nella lista civica? Noi non abbiamo chiesto al coordinatore di Forza Italia, così come non abbiamo chiesto al coordinatore dei partiti, che ci sono degli uomini che si riconoscono nei partiti, per dire venite a darci una mano nei comizi elettorali. Vabbè, ma non è una cosa grave, non è una cosa chissà quale, insomma, non la faccio sicuramente un grande problema. E che quindi si è sforzato a precisare che anche la lista numero 2 è una lista civica, con alcuni del PD, quelli che sono rimasti, sempre più ridimensionato nel corso di questi anni, e con il soccorso di alcuni esterni che io personalmente, ripeto, non indico come traditori, ma indico come persone che hanno voluto fare una scelta diversa. Ho portato due esempi che io voglio riportare. Gli alberi grandi che non farebbero crescere quelli piccoli, che impediscono quindi il rinnovamento, paragonandosi alla questione politica. Vedete, quando le cose bisogna raccontarle, scusate che mi permetto di fare qualche battuta giusto per smorzare, no, gli alberi grandi crescono, ma dagli alberi grandi scende il seme per terra. E quindi da quel seme nascono poi gli alberi piccoli. E qualcuno mi rimprovera di aver buttato qualche seme sbagliato io da albero grande. Loro dicono, ma io non mi sono mai sentito così in questa dimensione. Adesso ho assunto questa dimensione, eccetera. E quindi gli alberi grandi sono stati tutti segati da questo partito.
è stato segato il dottor Montepaoli, hanno segato l'albero di Luca Ramarino, hanno segato l'albero di tanti altri che si riconoscono nella sinistra e che quindi non sono disponibili ad appoggiare questa lista numero due così composta, e quindi credo che hanno costruito la strada non perché noi vogliamo cacciare il sindaco, ma perché il sindaco se la sta costruendo da solo per andare via la strada, forse sta facendo un'autostrada, perché ha segato tutti gli alberi, dimenticando una cosa però, quello che può succedere, come natura, in natura tante volte succede. Vedete, può succedere che ci sarà un incendio e che quindi il bosco, la foresta sarà distrutta e quindi nemmeno gli alberi piccoli ci saranno. E ci sarà tempo poi, ci vorrà tempo per costruire la politica e costruire una politica dopo. Hanno capovolto il simbolo, non so, riportando il titolo di un film, Le mani sulla città. Hanno capovolto il nostro simbolo e quindi, dicendo con sgarbo, secondo me, e anche con violenza, ricordando quel film che è un film violento, Le mani sulla città, come se noi fosse un'aggregazione di violenti che vogliamo mettere le mani sulla città. Dove è Aurelio? Che ti vedo che sei qua. Te la immagini la dottoressa? Ve la immaginate la dottoressa Samà con le mani sulla città? Ma che cosa state dicendo? Quindi ve la immaginate a Barbara Galati, a Maria, a Ossia, a tutti noi con le mani sulla città, per fare cosa? Per fare che cosa? Che spiegate meglio cosa volete dire rispetto a queste discussioni. E se avete il coraggio, sedetevi e ci confrontiamo. Vedi, maestro Francesco, mi permetto, perché per me la politica non corre il rischio di rovinare i rapporti. So che mi è parso, insomma, chiedo scusa se non è vero, che ti sei dedicato al controllo della coerenza, a vedere uno come si comporta, a capire un po' quello che deve fare e quindi subito a stigmatizzare quello che non va bene. L'ha fatto sicuramente con fare intellettuale, con la potenza intellettuale, riportando alcuni miei scritti, alcuni miei interventi, alcune mie cose, delle quali io mi riconosco e che non rinnego. E che non rinnego, nel modo più assoluto. E in ogni caso, maestro, faccio una citazione, che non è una mia citazione perché non mi sento un intellettuale di grande livello, non ho una cultura umanistica tale da poter affrontare certi discorsi, e faccio questa citazione che non so se la conosce, ma io credo che la conosce, di maestro Moniti: in ogni casa c'è una fessura ed è da lì che entra la luce. E lei non conta. Vedi, segretario, non so se sei qua, vuoi venire a dire qua stasera se io nella sezione sono venuto a chiederti che devo fare io il sindaco al posto di Ossia? C'è uno che può venire a dirlo? C'è uno, e viene a dirlo, e viene a dirlo, se io ho detto questo. C'è il direttivo, c'era il direttivo, che io dovevo fare il sindaco.
Quello dovevo fare il sindaco. Ma state zitti. E quindi queste stupidaggini e queste falsità non stanno in piedi, non stanno in piedi. Vedete, non so se sono sorpreso o frastornato, forse un po' tutte e due, e anche confuso di queste accuse, fino alla denigrazione personale. Mentre il sindaco afferma che la mia presenza nel PD è dannosa e che quindi è un bene che lui è andato, perché lui penso che ha fatto una politica per cacciare tutti via, ha segato tutti gli alberi, ha tolto tutti quelli che erano più grandi, è rimasto da solo, però con un piccolo gruppo del Partito Democratico. Poi tutti a stigmatizzare, ad accusare di tradimento il mio comportamento e le mie scelte politiche. A me pare questa una forte contraddizione, una specie di ragionamento schizofrenico, ma soprattutto non capisco, e ciò mi ferisce politicamente, tutta questa credine, questo seminare odio, questo accanimento irrispettoso verso di me e le mie scelte. Eppure con me alcuni, quando ho fatto il sindaco, ci hanno campato, non perché senza di me avrebbero patito la fame, non dico questo. Alcuni altri si trovano in posizione di vantaggio per grazia ricevuta e che non salutano più e magari ti guardano con disprezzo. Vedi, segretario, questa è a mio parere una politica e se vuoi una strategia sbagliata che non porta nulla di buono, una politica che divide, che semina odio e inimicizie. Scusate. Dicevo, una politica che divide, che semina odio e inimicizie. Non è questa la politica, non sono questi i valori della sinistra. Basta guardare l'intervista o sentire l'intervista stessa di quella del sindaco di oggi. Vedete, voglio fare una piccola parentesi per riferirmi a quel che voglio dire rispetto a questa cosa. In occasione della manifestazione di intitolazione della sezione locale di Forza Italia diocese tedesco, ho espresso un concetto breve, che era quello di cui io mi sentivo responsabile di alcune cose e che quindi ho ammesso di fronte in quell'occasione, che è una politica che non serve, perché con Cenzo avevamo un legame di carattere personale, non politico, ma ce l'avevamo. Nel 2012 si è cercato, il segretario conosce questa storia e tutti quelli del direttivo, di fare un accordo con Forza Italia, perché in quel momento ce l'avevamo con Pugli. Vedete, non racconto tutto. E quindi si era arrivata alla sottoscrizione di un accordo, che poi non si è fatto, non è stato poi conseguenza politica nel nostro territorio. Da quel momento con Cenzo, e non lo nomino perché ho intenzione di suscitare emozione, assolutamente no. Con Cenzo si sono interrotti i rapporti per quel fatto politico, non perché avevamo problemi personali,
perché lui credeva, voleva, sosteneva un'alleanza tra le grandi forze, un'iniziativa civica che possa far uscire il paese da una situazione di ingovernabilità, in quel caso un'ingovernabilità dettata dal suo partito, e quindi lui credeva. Quando si è rotta quell'alleanza, probabilmente lui ha pensato che sono stato io, e non mi nascondo che io ho fatto la mia parte, perché non era un'alleanza da fare, eppure la stavamo per fare. E quindi già nel 2012 stava per fare un'alleanza che noi poi abbiamo concretizzato questa sera, che è una parte diversa. Non abbiamo fatto un'alleanza dopo le elezioni, noi abbiamo costruito un'iniziativa civica prima delle elezioni, un'iniziativa civica che sappia guardare un po' oltre quelle che sono le iniziative e le aspettative di ogni partito, e quindi l'abbiamo fatto prima. È una cosa che tante volte si pensava di fare, poi non si faceva mai e ognuno correva per conto suo. E questa è la grande novità di oggi. Dicevo prima, riferendomi alle cose che dicevo prima, un'altra delle caratteristiche che io trovo è l'ingratitudine, che forse Nicolino Monte Paone conosce più di me, perché io di ingratitudine lui forse ne ha ricevuto in abbondanza, forse fino a stancarlo. Perché vedete, qua la politica delle nostre parti è anche fatta di aiutare, di piccole cose, quindi poi dopo che succede, e questo è successo a me, è successo a me. Quindi, vedete, io non sono arrabbiato, né porto rancore, non ho più quella mentalità che avevo nel corso della mia formazione, quando ero all'università, quindi sono cambiato, come credo tutti, è giusto che cambino durante il corso della vita. E quindi credo che la vera novità politica oggi, che presentiamo a Guardavalle, è proprio questa, è proprio questa. Ci siamo messi insieme e ci siamo messi in campo come civiltà politica perché vogliamo unire e non dividere. Vogliamo ricostruire la comunità su valori condivisi, rispetto, riconoscimento, solidarietà, uguaglianza, pari opportunità, coesione e armonia sociale, bandendo la politica del disprezzo e la politica della divisione, come fino all'altra sera è stata praticata in questi dibattiti, in queste discussioni per la competizione elettorale. Vedo la strategia della politica, lo dico con rammarico, messa in atto dalla lista numero 2, di corto respiro, abitato su vecchie posizioni, dallo sguardo corto con la testa rivolta al passato.